Mannaggia. Ma che brava la mia bambina. Uffa. Che hai, Sara? No, no, niente, papà. È che ho finito i pannolini di Emma e adesso devo andare a comprarli. Oh, se vuoi ci vado io. Devo andare a prendere Grace e Tommy all'asilo. Porto con me Emma e passo al supermercato. Sì, dai, mi faresti un grande favore. Ce l'hai già il seggiolino in macchina, vero? Sì. Bene. Allora, noi andiamo a farci un giretto, vero? Buongiorno. Buongiorno. Sono venuta ad acquistare un capo elegante per la comunione di mia nipote. Bene, allora mi segua che le faccio provare qualcosa, eh? Venga con me. Guardi per esempio che carino che è questo vestitino. Sì, ma non mi convince il colore. E che mi dice di questa camicetta gialla? Non so se quel colore sta bene a me. Oh mamma, Giorgia, abbiamo finito i pannolini, quelli super assorbenti, 4-9 mesi. Ne è rimasto giusto un pacco per la nostra bambina. Mi raccomando, se arriva qualcuno, rifila gli altri pannolini. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, vediamo un po' dove sono i pannolini. No. Qui no. Ehi nonno, i pannolini sarebbero qui. Sì, ma non ci sono quelli che ha scritto la zia. Mannaggia. Senta? Sì? Ho visto che avete finito i pannolini super assorbenti 4-9 mesi. Non è che ne avete di scorta? Certo, venga con me. Ecco, no, mi dispiace, posso solo dargliene di un altro tipo. Va bene, piuttosto di niente. Venga, sì. Allora, come le sta? No, troppo sgargiante. Troppo serioso. No, troppo fatina dei boschi. Troppo principessa delle fiabe. Troppo verde. Troppo bianco. Mamma mia, che mal di testa. Non ne posso più. Eccoci qui. Ehi, Henry! Ciao! Ciao, ehi! Che fai? Compere? Ehi, ma questa è la tua nuova nipotina. Ciao, bellissima! Sì, sono venuta a comprare un pacco di pannolini per conto di mia figlia, ma avevano finito quelli giusti. Veramente ne avevano un altro pacco, solo che era nascosto dietro agli altri. Oh sì, brutti imbroglioni. Beh, è lo stesso, tanto cosa vuoi che sia, i pannolini sono tutti uguali. No Henry, ti sbagli di grosso, ci sono quelli super assorbenti, quelli normali, quelli per le varie fasce di età, quelli a mutandina. Ehi, non sapevo che te ne intendevi così tanto. Beh, ecco, anche io una nipotina. Beh, Henry, se è così, devi entrare là dentro e farti dare i pannolini quelli corretti. Sì, fatti valere, tira fuori le unghie. Già, mi hanno imbrogliato e ora la pagheranno. Senta lei, sì, c'è qualche problema? Mi ha venduto questi pannolini dicendomi che gli altri erano finiti, invece non è così. Cosa? Ma non è vero? Sì, li ho visti io, un pacco nascosto. Ecco. C'è qualche problema? Sì signora, io voglio i pannolini che intendo io e che sono nascosti, altrimenti... Altrimenti cosa? Altrimenti... Ah, non guardare me. No, neanche me. Ma se siete stati voi a dirmi di tirare fuori la grinta. Altrimenti faremo brutta pubblicità al suo negozio. Sì. E va bene. Ecco, erano proprio le parole che volevo dire io.
Oh, ce l'abbiamo fatta! Grazie del consiglio, ragazzi! Di niente, Henry! Sentite, ora devo riportare i bimbi a mia figlia Annie che ha quasi finito il turno di lavoro. Dai, venite con me che così dopo andiamo a berci un caffè. Ciao Annie, ti ho riportato Grace e Tommy. No, questo è un po' cortino. Oh. Ehi, ma che ti succede? È tutto il giorno che c'è qui una signora che continua a provarsi i vestiti e non gliene va bene uno. Non ne posso più, la uccido! Senti Annie, capisco che i clienti hanno sempre ragione, ma a volte bisogna tirare fuori la grinta e farsi valere. Sì, ma io non posso, sono la commessa, devo essere sempre gentile. Oh, senta signorina, mi dispiace, ma non ho trovato niente di mio gradimento. E ci credo, puoi provarti tutti i vestiti che vuoi, ma per essere carina dovresti cambiare la faccia, non i vestiti. Cosa? Ma ha sentito che maleducati? Oh, sì, sì, è vero. Oh, mi dispiace molto. Senta lei, si accomodi fuori, non faccia così il maleducato. Su, su, aria, smammare. Grazie mille, mi sono divertita molto. Non c'è di che. E va bene, noi non metteremo più piede in questo negozio. Arrivederci. Beh, forse questo vestito verde non mi stava poi così male. Comprerò questo. Ok, venga alla cassa. Hai visto? A volte ci vuole un po' di grinta. Già. Venga, signora. Che giornata infernale. Oh, che stanca. I clienti ti hanno fatto arrabbiare anche oggi? Già. L'unico momento bello della giornata è venire a casa e stare qui con voi. Adesso ti prendo. Dai. Quanto sono carini, ma crescono così in fretta. Che ne dici se ne facciamo un altro? Cosa? Sì, un altro marmocchio che gironzola per casa. E poi sei così bella col pancione. Oh. Grace, la vuoi finire? Dai, smettila, smettila! Aia, smettila! Ciao ragazze! Ciao! Se vi è piaciuto l'episodio, mettete un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Sì, e ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, così da essere sempre avvisati con una notifica quando carichiamo un nuovo video. Ciao, alla prossima venerdì! Ciao, ciao! Ciao!